Il progetto Residui nasce dall'esigenza che hanno i frutticoltori di produrre frutta, sia mele che pere che pesche, con 4 residui. L'arrivo della cimice sta mettendo in grossa difficoltà soprattutto i coltivatori di pere, in quanto questa problematica sta generando necessità di utilizzo di insetticidi superiore a quelle che erano le aspettative. Di conseguenza è indispensabile cercare di risparmiare fungicidi, in particolare per la prechiusura. Serenado Easo è un nuovo fungicida di origine biologico, è a base di Bacillus subtilis ed è in formulazione liquida. Un prodotto molto efficace nei confronti della maculatura bruna e abbiamo evidenziato in numerose prove come il prodotto può essere utilizzato nei confronti di questa patologia. È efficace soprattutto confronto di prodotti anche chimici. Abbiamo evidenziato poi in diverse prove in campo che il prodotto può essere utilizzato in maniera strategica in chiusura, perché permette di controllare la malattia e in più di non avere residui alla raccolta. Altro aspetto importante del prodotto è che permette di conservare la frutta in magazzino, contenendo in maniera efficace anche quelle che sono le patologie da magazzino. Noi abbiamo inserito Serenade in una strategia che possiamo definire sostenibile, che per 3 anni si è confrontata con una strategia convenzionale. Serenade è stato inserito come trattamento di chiusura per la difesa contro la maculatura bruna a confronto con i prodotti più classici. E il prodotto è stato utilizzato su Abate Fetel. E non ha dato luogo a nessun tipo di residuo, chiaramente, quindi questo è stato il primo vantaggio che abbiamo potuto riscontrare. Alla raccolta nessuna differenza con il competitor utilizzato nella strategia convenzionale. E nel dubbio abbiamo mantenuto anche una quota di frutta in fase di conservazione per valutare poi la presenza di riscaldo nel mese di gennaio e nel mese di febbraio. E per i 3 anni in prova non abbiamo visto differenze tra le due tesi a confronto, quindi la difesa col prodotto ci ha consentito di ottenere gli stessi risultati di una difesa convenzionale, insomma.